Sindaco, nuovo sistema bibliotecario per la città di Milano. Sì, diciamo, le notizie di oggi sono due. Una, che mettiamo un finanziamento consistente, adesso poi lo spiegheremo, in nuove biblioteche, nel sistema azioni biblioteche esistenti. E secondo, che cerchiamo di adeguare il sistema dal punto di vista degli orari, dal punto di vista della tecnologia, alle nuove esigenze. Quindi un bel passo avanti. Il servizio è in fase di potenziamento sia dal punto di vista classico che da quello digitale. Sì, razionalizzazione e potenziamento, grazie soprattutto all'assunzione di 26 nuovi bibliotecari che ci permettono di estendere nuovamente gli orari di apertura delle biblioteche. Con un piano molto importante di investimento invece strutturale per la riqualificazione di 9 sedi bibliotecarie nell'arco evidentemente di un mandato, e dal punto di vista invece dei servizi non tradizionalmente legati alla biblioteca, come per esempio i libri virtuali, gli scaffali virtuali e le postazioni di autoprestito, che progressivamente entreranno in funzionamento e consentiranno alle biblioteche di funzionare sempre più in un modo adeguato allo sviluppo dei tempi, alle esigenze, alle attese e alle aspettative dei cittadini utenti. Sarà un concorso pubblico per le assunzioni? Sì, no, è già stato fatto il concorso. Il concorso venne bandito alcuni anni fa, stiamo parlando di 3-4 anni fa se non ricordo male. Il concorso pubblico diede vita a una graduatoria che però rimase bloccata per il blocco del turnover imposto dal governo agli enti locali. Progressivamente siamo riusciti a intervenire in maniera tale che finalmente ai bibliotecari venisse aperta la possibilità di riaprire quella graduatoria, e le assunzioni sono andate in scorrimento di quella graduatoria, diciamo frutto di un procedimento di evidenza pubblica. Un invito alla lettura in metropolitana, con la possibilità di scaricare i pub, libri elettronici, non rischia di tagliare fuori una bella fetta di lettori che, come vediamo anche qui oggi, sono piuttosto avanti con l'età? Ma noi riscontriamo che le persone appunto di una generazione, di generazioni più anziane, sono già lettori forti. E a parte che alcuni di loro hanno dimostrato oggi di essere molto attenti e attivi sul piano della lettura digitale. Ma io penso che la lettura digitale sia un meccanismo per invitare i lettori più deboli, cioè le generazioni più giovani. Quante volte ci capita di vedere in metropolitana o sui mezzi pubblici ragazze e ragazzi che magari usano il telefonino con un po' di noia per guardare i social piuttosto che per chattare con un amico che magari incontreranno di lì a 10 minuti sul posto di lavoro o a scuola. Ecco, noi pensiamo che questo, il meccanismo degli scaffali virtuali, sia invece un incentivo a leggere, magari proprio utilizzando il periodo dello spostamento urbano, e per cui magari uno si scarica sul telefono il libro e utilizza il telefono non più come appunto elemento di puro diversivo dalla noia del tragitto, ma per leggere un po' come si faceva una volta con i libri cartacei.